Ma perché tanti uomini italiani vanno con le trans? Chi sono? Tanti dicono che sono gli omosessuali. Invece no, assolutissimamente. Tanti uomini vanno a trans perché, prima spieghiamo il perché, perché la trans, avendo l'uccello, essendo un ex uomo, la trans sa come far godere un uomo, quindi conosciamo i punti deboli dell'uomo, lo sappiamo cosa gli piace, cosa non gli piace, cosa gli piace di più. E quindi con una trans si può fare una trasgressione, ecco, in più. Quindi tanti uomini provano la trans perché vogliono vedere un corpo femminile, ma con quel qualcosa in più. E ti assicuro che quel qualcosa in più, il 90% degli uomini lo cercano. E chi sono quelli che vanno a trans? Non sono assolutissimamente gay, perché al gay piace la figura maschile. Io ho tanti amici gay che mi dicono: guarda, sei bellissima anche se hai il cazzo. Però basta che vedo le tette mi smonto, non mi piaci, mi dicono, perché non sei il mio tipo, a me piace l'uomo mascolino, la figura maschile. Quindi con la trans ci vanno tantissimi uomini sposati, li vedo tutti con la fede al dito, con figli a casa, perché la figlia ce l'hanno a casa tutti i giorni, con le mogli, le fidanzate, quindi quella volta ogni tanto che vogliono trasgredire vanno con una trans e la gente questo non lo sa, pensano, vai con un trans, quindi sei gay, lo prendi nel culo. Non è vero, assolutissimamente, ci sono tanti uomini che, oddio, il 90% lo cerca, eh? 90% di uomini lo cerca, ci vuole un po' giocare, lo vuole un po' leccare come un chupa chupa, lo prendono anche, però c'è un 10% di persone, di uomini, che assolutissimamente non lo vogliono neanche vedere l'uccello e mi dicono non togliere le mutandine che non lo voglio vedere. Quindi io faccio la mia parte da passiva, la mia parte da donna, lui fa la sua parte da uomo, da maschio. Ma nei night club le trans stanno già entrando oppure sono, perché finora erano state escluse piuttosto, no? Ma guarda, tu stai parlando con una sexy star, ormai da 5 anni affermata, quindi ti assicuro che mi chiamano appunto perché sono trans, ultimamente al nord Italia, ma anche a Roma, a Roma o Toscana, anche lì centro Italia, mi chiamano appunto perché sono trans, provano a inserirmi in un night club per fare il mio spettacolo, per fare privé, per fare tutto ciò e dicono vediamo come va. Vedono che viene molto apprezzata perché loro pensano chissà fino a che punto si spoglia, chissà fino a che punto farà il suo spettacolo, chissà cosa farà. Quindi questa curiosità agli uomini viene e quindi c'è sempre il pienone nei nightclub. Il proprietario lo vede e dicono la trans funziona molto e quindi qua in Italia la situazione sta cambiando appunto perché la gente si sta aprendo più mentalmente, tra virgolette, e stanno accettando più le trans anche nei locali di lap dance o night club che siano, non sono più abituati a vederli solo sulle strade, ecco, come al solito, ma una trans può benissimo anche lavorare in un night club come una donna normale.